Sono con Vincenzo Bernabei, che è un docente dello IED di Roma ed è anche un consulente di personal branding. Ultimamente, anzi, neanche tanto recentemente, perché il libro è uscito a ottobre, ha scritto un libro intitolato Shared Identity. Processi culturali e nuove forme del sé. Ed è appunto su questo libro che ci interrogheremo in questa intervista per innanzitutto capire qual è il concetto anche storico di identità. Qual è, Vincenzo, questo concetto? Beh, di concetti storici di identità ce ne sono parecchi in realtà, perché è un tema forte che ha coinvolto le vicende di molti studiosi, di molti attori di mercato, di molti personaggi legati a vari contesti. La vera domanda è, appunto, abbiamo bisogno ancora di questo concetto, cioè del concetto di identità, oppure possiamo farne a meno? Perché da un lato vorremmo farlo, vorremmo rinunciare a questa idea molto stringente, no? Dell'identità, no? Di questa soggettività molto forte dentro cui siamo costretti. Dall'altro però ci accorgiamo, che di fatto è impossibile. Abbiamo bisogno di questo concetto, abbiamo bisogno di una nostra identità. E la nostra vicenda, questo vale sia per chi studia sia per tutti gli altri, appunto si compie dentro questo concetto un po' ambiguo, no? Identità forte, identità debole. Io in questo caso ho giocato anche un po' sul concetto di shared, no? Che in questo caso vuol dire identità divise, no? Ma anche condivise. Quindi identità divise è il momento in cui noi cerchiamo di renderci unici, no? Di differenziarci rispetto all'altro. Identità condivise è il momento in cui invece frequentiamo degli ambienti e viviamo all'interno di contesti in cui c'è una spinta, diciamo così, centripeta rispetto al concetto di identità. Penso per esempio ai media digitali. Perché il libro è incentrato in gran parte, soprattutto su questa tematica, quella delle nuove identità attraverso, o dei sé Sì? attraverso gli ambienti, i mezzi digitali. Sì, il libro parla anche, forse soprattutto di questo, cioè parla di identità e rapporto al digitale e in questo caso il digitale noi lo affrontiamo di fatto due volte, no? Da un lato parliamo di digitale in senso tecnico, per cui per chi come me si occupa di media, di comunicazione, è importante, diciamo, affrontare tecnicamente cosa vuol dire rapportarsi all'altro, negoziare la propria realtà sulle piattaforme digitali. Ma il digitale entra anche un po' più in generale, perché nel momento in cui noi cambiamo il nostro modo di relazionarci, lo facciamo non solo all'interno di un ambito specifico, che è quello appunto delle community, no? Che troviamo in rete, ma lo facciamo in generale. Quindi lo facciamo anche in tutti gli altri ambiti, no? Della nostra Esistenza, vicenda personale. sì. Quindi anche nel lavoro, Quindi nella anche, famiglia, certo. nei rapporti interpersonali, nella politica, eccetera. Sì, sono tutti argomenti che ho tentato di affrontare in questo Ma studio. secondo te questi ambiti diversi hanno sfaccettato l'identità di ciascuno di noi oppure hanno permesso di essere più coerenti? Tutte e due le cose. Da un lato siamo continuamente combattuti, o comunque rovesciando la questione, siamo anche favoriti dal fatto di poter mostrare più lati di noi stessi, nelle nostre pratiche
di convivenza, no? Perché abbiamo molte più possibilità di, diciamo così, appunto mostrare alcune parti di noi anziché altre, a seconda dell'ambito, e di scegliere di volta in volta quello che vogliamo essere, da un lato. Dall'altro invece... Restando coerenti o no? Scusa? Restando coerenti oppure no? Ma la coerenza in questo caso, il concetto di coerenza diventa abbastanza difficile poi da decifrare. Perché per divertimento potremmo anche decidere di non rimanere coerenti. Penso ai profili fake, per esempio, no? È proprio sull'incoerenza che invece giochiamo una parte importante del nostro modo di distenderci, di rilassarci, di divertirci o di comunicare con l'altro. Dall'altro invece, per certi versi, siamo un po' in presenza di un disagio sociale e quasi psicologico in alcuni casi, che è quello di appunto non avere più punti di riferimento forti, cioè il rischio è un po' questo, no? Di fronte a tante sfaccettature possibili, noi stessi a volte possiamo trovarci un po' spiazzati, quindi siamo in grado di dire più o meno chi eravamo, ma è molto più difficile dire chi siamo, o ancora di più chi saremo magari, no? Ma anche perché mi sembra che sia la stessa realtà che pecca di incoerenza, nel senso che se fino a 20-30 anni fa, diciamo pre-globalismo, era tutto molto più chiaro quando si studiava, quando si andava a lavorare, quando si avevano dei rapporti interpersonali, rapporti di coppia ad esempio, oppure quando si professava una fede politica, quindi sto parlando degli ideologismi del Novecento, era la realtà che ci dava comunque delle coerenze e noi le seguivamo. Oggi butto lì un'ipotesi, mi sembra che sia la stessa realtà che è diventata talmente mammatica, o come usa il termine Bauman, liquida, che noi stessi dobbiamo continuamente cambiare l'identità, il sé, il rapporto, la relazione con la realtà stessa, o sbaglio? Senza dubbio. Ma infatti innanzitutto dovremmo esercitarci a parlare di identità plurale, no? Perché anche di realtà plurale, perché i contesti in cui viviamo sono talmente vari, appunto anche in questo caso sfaccettati, che ci richiedono delle attitudini, delle capacità e anche delle linee di comportamento in alcuni casi anche molto, molto diverse tra loro. Sì, prima e per prima intendo prima della grande svolta del digitale e delle reti, sicuramente c'era una rigidità maggiore, no? Nel definire le nostre vite e di reggimentare all'interno di compartimenti. E queste vite molte volte non comunicavano tra loro, no? Comunque non era semplice farle comunicare tra loro. Quindi erano più solide. Erano più solide, sì. Quindi rimaniamo nella metafora di Bauman, no? In questo caso invece c'è questa liquidità, diciamo così, ci porta in molti casi anche a far comunicare queste varie sfaccettature delle nostre identità, no? Che sono appunto divise e condivise. E questo può essere un bene se noi facciamo leva su questo per delineare meglio la nostra negoziazione con gli altri, ma naturalmente se appunto, dato che veniamo da decenni in cui era diverso da così, questo può rappresentare anche un ulteriore elemento di disagio, no? Il fatto di nostro malgrado di far vedere dei lati di noi che magari non vorremmo far vedere. E qui entriamo nello specifico del concetto di privacy, per esempio. Sì. La privacy non è nient'altro che questo, cioè il terrore tremendo di far scoprire delle parti di noi che non vorremmo condividere in quel contesto lì. Certo. Non c'è una violazione in sé,
dell'identità, della soggettività, quella privacy. C'è una violazione di alcuni spazi di noi che magari vorremmo condividere con altri, penso, come dicevi tu, per la vita sentimentale, no? O sessuale, no? E non vorremmo mostrare questi lati di noi stessi in altri contesti che possono essere quelli professionali, quelli relazionali più in generale, quant'altro. Quindi sì, insomma, è un qualcosa di molto, molto problematico, ma sottolineo ancora una volta che questa problematicità non si risolve se non parlando di identità, se non parlando di identità, cioè questo termine è ancora molto, cioè molto utile. Io nel mio libro molto spesso parlo di, uso altri termini, no? Uso soggettività, uso individualità, uso il termine stesso sé, perché c'è una sorta di resistenza da parte mia, anche un po' di timore probabilmente, a parlare di identità, perché è un concetto imponente, no? Sì. Con cui si sono misurati tantissimi studiosi in passato. Però di fatto è un concetto che ha ancora una sua forte utilità, un suo spessore. Ecco, ma